Come vedete, la mia presentazione ha un titolo un po' anticonvenzionale, oppure un po' strano. Si chiama Dring hanno fatto l'Europa, ma dopo capirete perché. C'entrano comunque le parole. Sì, come diceva il professor Cortellazzo, il mio compito oggi è quello di presentarvi dei documenti d'epoca. E come diceva lo storico, filosofo, politico e quant'altro Alexis de Tocqueville, la storia è una galleria di quadri dove ci sono pochi originali e molte copie. Io invece oggi cercherò di presentarvi un paio di originali. Poi noi traduttori, insomma, di originali ce ne intendiamo. Anzi, per noi non esiste lavoro senza un originale, non esiste traduzione senza un originale. Mi viene male la parola, però la devo dire, sono il knowledge manager del mio dipartimento di traduzione, quindi gestisco un po' le conoscenze, e tra le conoscenze di noi traduttori, appunto, la più importante è sempre l'originale. Allora vediamo se parte. Ecco, il collega Santaniello poco fa ci ha fatto vedere delle prime pagine di giornale dell'epoca. Mancava la stampa. Allora forse Marco Zatterin sarà felice di vedere che abbiamo qui la prima pagina della stampa di quel famoso giorno, 27 marzo 1957, in cui il titolo era «I trattati del mercato comune e dell'Euratom sottoscritti a Roma in una fastosa cerimonia». Allora, oggi vorrei semplicemente sottolineare alcune parole, poi dopo le lasciamo in pasto a chi verrà dopo di me, agli accademici, ai giornalisti, agli esperti, queste parole. Allora, la prima parola che vorrei mettere in risalto è questo fastosa. Continuiamo. Ecco, questo solo per paragone, quando fu firmato invece il Trattato di Maastricht nel 92, poco prima, scusate se ci metto una nota personale, non sarà la prima oggi, poco prima che io vincessi per sbaglio o anche no un concorso per entrare alla commissione, fu firmato il Trattato di Maastricht, e come vedete lo spazio dedicato al Trattato di Maastricht nella prima pagina dello stesso quotidiano era infinitamente inferiore. I giornalisti sono cattivi. C'è un motivo per cui quel giorno, come è successo per esempio al G7 di Taormina a fine maggio, l'ultimo giorno l'abbiamo data più piccola, perché è sempre l'ultima notizia del giorno la notizia più importante, e le due giornate precedenti avevamo fatto 3 pagine, 4 pagine. E quindi avevamo anticipato l'evento. Il giorno in cui è successo lo abbiamo solo fotografato. Quando c'è stata in questa sala la celebrazione, o meglio qui dietro, ma la sala stampa era qui, la celebrazione per i 60 anni della firma del Trattato di Roma, noi abbiamo fatto 12 pagine il giovedì, 8 pagine il venerdì, 8 pagine il sabato e il 4 la domenica. Quindi se uno paradossalmente avesse comprato solo il giornale della domenica, avrebbe detto: questi bastardi euroscettici della stampa. Non è vero, siamo nell'insieme, siamo quelli che hanno dato la copertura, ma ci sono dei codici del giornalismo che vanno rispettati, scusate. Per carità, io poi la stampa per me è una religione, essendo mio padre nato a Torino, è l'unico quotidiano che ho sempre visto in casa, per cui... Tra l'altro questo titolo è molto bello, no? È nata la nuova Europa. Quindi anche questo lo vorrei segnalare agli esperti. Quello di cui invece vorrei parlare in maniera un pochino più approfondita è il fondo che uscì nel marzo del 57, appunto all'indomani della firma. Non è più un'utopia, a firma di Vittorio Corresio.
Qui ho cercato di mettere in risalto le parole che vi vorrei segnalare per dopo, quindi ho messo in rosso quelle che segnalano un atteggiamento, diciamo, più cauto, ho messo in verde quelle che invece sono improntate a un maggiore entusiasmo. Quindi cito alcune frasi dal fondo di Corresio: proprio perché consideriamo con realismo e modestia che non tutto è compiuto, possiamo in buona coscienza confidare in nuovi grandi passi ed essere sicuri che l'attuale impresa non ripete quel carattere di utopia che causò il fallimento di altri simili tentativi europei. Non mercé gli schemi perfettamente prefigurati si raggiunge la meta, ma più correttamente secondo il metodo oggi sancito in Campidoglio. Esso consiste in una ricerca del modo di associare con gradualità empirica sei paesi occidentali fra loro, sempre più strettamente, perché si aiutino a consolidare le proprie economie, a moltiplicare le proprie possibilità di collaborazione sociale e politica. I risultati non saranno affermazioni ideologiche, ma fatti concreti destinati ad incidere nella nostra vita quotidiana, col togliere o ridurre le frontiere nazionalistiche e le assurde barriere doganali che solo servono in definitiva a mantenere basso il livello di vita dei popoli europei o, attraverso vantaggi fittizi, a farli gelosi e odiatori gli uni degli altri. Adesso invece vorrei farvi vedere un breve estratto. A proposito, vorrei ringraziare Raiteke per averci concesso questo filmato d'epoca della Rai, che credo fosse una diretta. Possiamo partire con il filmato, credo che sia, sì, eccolo, parte. Prima sorpresa, quel giorno pioveva a dirotto da 24 ore, non lo sapevo, non so se voi lo sapevate. Strade, piazze, chiese, monumenti, giardini, accoglie oggi i rappresentanti diplomatici convenuti per la firma dei trattati che istituiscono il mercato comune europeo e l'Euratom. La cerimonia, che suggella 22 mesi di intense e laboriose trattative, esponenti del Belgio, della Francia, della Germania, dell'Italia, del Lussemburgo e dell'Olanda, avverrà fra qualche minuto nella sala degli Orazzi e Curiazzi, al primo piano del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio. Riuniti a Messina il 1 giugno 1955, i ministri degli esteri dei sei paesi aderenti alla CECA convennero sulla necessità di porre allo studio un programma europeo comune. Passato quindi attraverso le tappe principali di Venezia, di Bruxelles e di Parigi, il rilancio europeo avrà fra qualche minuto la sua storica definizione nella capitale italiana. Non possiamo non sottolineare il fatto che proprio Roma, nella quale ogni pietra sembra esprimere i valori di una missione universale, sia stata scelta come sede di una cerimonia che è insieme un atto politico da cui si attende per tutta l'Europa un passo decisivo in senso sovranazionale e universale. Nonostante il tempo imbronciato, piove da 24 ore, Roma ha assunto un'aria gaia e solenne. Bandiere sui palazzi principali, festa nelle scuole di ogni ordine e grado, ne sono stati le manifestazioni più evidenti. Ma mentre la città si preparava ad accogliere in modo degno il grande evento, i ministri designati dei sei paesi, i sottosegretari, i capi e i componenti delle delegazioni si sono già incontrati nelle ultime ore numerose volte. Il carnet degli avvenimenti prevedeva, dopo il pranzo e il ricevimento di ieri sera,
offerto dal ministro Martino a Villa Madama, una prima riunione in Campidoglio alle 9 di stamane, riservata ai capi delegazione, e una seconda riunione pure in Campidoglio alle 11 per i 6 ministri che apporranno la firma ai trattati. 2 ore fa, nella Basilica di San Lorenzo, ha poi avuto luogo la cerimonia per la traslazione della salma di un grande europeo, di Alcide De Gasperi, nella tomba definitiva collocata nel porticato esterno. Su invito collettivo e per iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano vi hanno partecipato le delegazioni dei 6 paesi al completo. Manca poco all'inizio della cerimonia ufficiale. Il nostro giro panoramico su Roma sta per avere termine. Da San Pietro al Campidoglio, che vedete ora inquadrato sul teleschermo, tutta la città è simbolicamente stretta intorno alla sua rocca consiliare, dove tra poco il primo cittadino di Roma, senatore Umberto Tupini, porgerà a nome della città il suo saluto agli ospiti. Vedete sulla piazza che, nonostante la pioggia, numerosi giovani appartenenti a movimenti federalisti si sono dati convegno per applaudire, per inneggiare all'avvenimento che avrà luogo tra qualche secondo. I giovani hanno preso posto anche sulla scalinata del Palazzo Senatorio. Stiamo per entrare nel Palazzo dei Conservatori, dove appunto si trovano già da qualche minuto i rappresentanti diplomatici dei 6 paesi aderenti al mercato comune e all'Euratom. Vedete sui finestroni, avete visto sui finestroni le bandiere. Siamo già nell'interno, questa è la sala degli Orazzi e Curiazzi, che prende il suo nome dagli affreschi murali che il cavaliere d'Arpino fece nel 1500. Al centro il lungo tavolo ricoperto con tappeto di damasco rabescato. Sul piano della tavola si trovano 12 servizi di scrittoio in pelle e i microfoni. Ecco, in questo momento i rappresentanti, vedete Adenauer, vedete segni. I vari ministri e i capi delegazione prenderanno posto lungo la tavola. Dietro di loro, nelle sedie più piccole, sono invece i componenti delle delegazioni. Vedete ancora Adenauer a sinistra. Potete scorgere anche segni, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri italiano Martino, subito dopo di lui il signor Bech, lussemburghese, ecco al centro segni adesso. Hallstein, Adenauer, Faure, Christian Pinault, il barone Snois e con gli occhiali Spaak, Paul-Henri Spaak. Nel tavolo successivo, subito dopo Spaak, che vedete con gli occhiali, è invece il tavolo riservato alla segreteria. Al centro il segretario generale, signor Calmes. Vedete di nuovo al termine del tavolo, onorevoli Martino Pesce, rappresentanti delle nazioni firmatarie. Desidero rivolgervi subito il saluto sta di Roma. Sta parlando in questo momento il senatore Tupini. Ed esprimervi la gratitudine dei cittadini romani per avere scelto il Campidoglio per la firma dei trattati del mercato comune e dell'Euratom. Il Campidoglio è la sede più illustre che l'umanità abbia mai conosciuto e Roma ha avuto sempre il vanto di esprimere nella storia, fin dalla sua fondazione, salve brevi parentesi, un'idea universale, tanto che l'universalità della sua missione si confonde col suo stesso nome,
Roma caput mundi. Ecco, per motivi di tempo dobbiamo un attimo tagliare. In ogni caso siamo riusciti ad avere, malgrado l'impedimento dell'ultima ora della sindaca attuale, abbiamo avuto comunque un discorso di un sindaco di Roma, che era il sindaco di allora, Tupini, del quale vorrei mettere in risalto anche qui alcune espressioni ad uso degli oratori che mi seguiranno: il rilancio europeo, la storica definizione, poi naturalmente l'affermare del ruolo di Roma, e poi questa simpatica locuzione: nonostante il tempo imbronciato, Roma ha assunto un'aria gaia e solenne, cioè c'è sempre questo bilanciare. Qui invece sottolineiamo, non so che generazione fossero i giovani di allora, sicuramente non erano millennials, che comunque numerosi giovani appartenenti ai movimenti federalisti che inneggiavano all'avvenimento. Poi un'altra cosa: in germe la possibilità di raggiungere e sviluppare la libera unità politica dell'Europa, animati da un sano ed illuminato realismo. Vedete anche qui come Gorresio, a me ha sorpreso abbastanza questo fatto che già allora, pur essendo un avvenimento che ebbe portata veramente, per chi lo viveva allora, storica, emozionante, però c'era sempre questo, già questa, si prefigurava questo cammino dell'Europa che è sempre fatto due passi avanti, uno indietro, il realismo, il procedere per piccoli passi e via dicendo. Preparare, però questo invece, questo è molto, molto ampio, molto, molto bello, anche preparare all'Europa e all'umanità il secolo dell'Unione. Sta poi a noi capire se così è stato o meno. Adesso vi infliggerò addirittura un clip audio, non video, in tedesco. Ho comunque preparato i sottotitoli e nella mia ricerca di archivio, perdonatemi, alla fine sono incappato in una cosa di famiglia, nel senso che questo fu il reportage che fece mio padre, che allora era corrispondente da Roma del Südwestfunk, di una radio della Germania occidentale, fece quel giorno per appunto questa radio. E possiamo partire con il clip audio e io vi cambierò le slide. Ich begrüße mich, das siebenjährige kleine Töchterchen meiner Nachbarn, ganz besonders freudig und rief mir zu: Abbiamo vacanza oggi. Wir haben heute schulfrei. E perché? Warum? Rief ich zurück. Perché fanno l'Europa? Antwortete mir noch die kleine Luisa und sprang schon fröhlich davon. Weil sie Europa machen. Aber natürlich konnte sie das nicht begreifen und ihr ging es nur um den unverhofften freien Schultag. In 12 Jahren, wenn der gemeinsame Markt seine volle Wirksamkeit erreicht hat, wird sich vielleicht die dann inzwischen große Luisa wieder an heute erinnern, an den 25. März 1957 in Rom und den Sinn ihres heute so dahingeworfenen Satzes, weil sie Europa machen, begreifen und verstehen. Alle Schüler haben heute frei in Rom und in ganz Italien, aber in den höheren Schulen haben heute Morgen europäische Feierstunden stattgefunden und die Direktoren und Professoren haben die italienische Schuljugend über die historische Bedeutung und die Tragweite des heutigen Tages aufgeklärt. Und in einer großen Schule Roms sind hier lebende deutsche, französische, belgische, holländische und sogar einige luxemburgische Studenten zusammengekommen und sind dann gemeinsam mit ihren italienischen Kommilitonen jubelnd durch die Straßen Roms gezogen, mit Spruchbändern und den Fahnen ihrer 6 Heimatländer, die heute ihren Zusammenschluss im römischen Kapitol feierlich begehen. Die Geschäfte haben heute Nachmittag geschlossen, natürlich auch sämtliche staatlichen und städtischen Stellen, die Ministerien und die staatlichen
Ämter. Und Rom erlebt heute, wie einmütig erklärt wird, seinen bedeutendsten Tag seit Kriegsende. Die Mauern und die Häuserwände sind voll tapeziert mit Hunderten von Plakaten, die das Ereignis verherrlichen. Auf einem sieht man einen Federkiel, dahinter das Kolosseum symbolisiert, in den sechs Farben gehalten, mit der Inschrift »Eine Unterschrift zur Garantie des Friedens«. Auf der zweiten schreiten sechs junge Mädchen über eine Europakarte in eine bessere Zukunft. Vor den großen Hotels, wo die Außenminister und die Delegationen als Gäste der italienischen Regierung abgestiegen sind, stauen sich Hunderte von Zuschauern, die auf das Abfahren oder Ankommen der Minister warten und applaudieren, wenn sie zufällig Spark oder Pinot oder Bech sehen. Polizei und Carabinieri und die städtische Polizei, Schutzpolizei in tadellosen, eleganten Paradeuniformen versehen den Ehren- und den Ordnungsdienst, vor allen Dingen rund um das Kapitol. In der Nacht vom Freitag zum Samstag fuhr auf dem römischen Güterbahnhof San Lorenzo ein plombierter Sondergüterwagen aus Brüssel ein, in dem die Vertragstexte in den vier Sprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch und Holländisch, enthalten waren, dazu eine große Menge von Akten und gedruckten Unterlagen. Das ganze Material wurde sofort zollamtlich behandelt, das heißt freigegeben, und das ist ja nun der Sinn des gemeinsamen Marktes, von einem hohen Beamten des italienischen Außenministeriums in Empfang genommen und dann in aller Eile ins Kapitol transportiert, wo es noch gestern und heute Morgen von den sechs Delegationschefs gesichtet, geordnet und zur Unterzeichnung bereitgestellt wurde. Der Vertrag für den gemeinsamen Markt zum Beispiel besteht aus sechs Kapiteln und ist in 268 Artikel unterteilt. Und für die beiden Verträge sind insgesamt 92 Unterschriften notwendig. Badate bene che questa bambina che nel 1957 suonò il campanello alla porta del giornalista tedesco esiste, non era un'invenzione, e io, curioso, sono andato a chiedere a mio papà: ma ti ricordi il cognome? E lui sì, se lo ricordava, e io subito mi sono precipitato su Google e ho scoperto che questa bambina, che oggi ha naturalmente, se allora ne aveva sette, oggi fatevi un po' i conti, vive a Francoforte, in Germania, dal 1969, e sono lieto e felice di accogliere la sorella Renata qui tra noi oggi. E Luisa ovviamente non ha potuto intervenire, però ci ha mandato questo messaggio. Da quando avevo sette anni e si festeggiava la firma dei trattati fondativi del MEC, nel 57 sono passati 60 anni, dal MEC e dalla CEDI allora è nata l'Unione Europea. L'Europa si è sviluppata in direzione dell'unità, ma non abbiamo ancora raggiunto pienamente questo obiettivo. C'è infatti ancora troppa diseguaglianza nella nostra Europa. Visto che per me l'Europa è importante, partecipo alle manifestazioni di Pulse of Europe, un movimento nato a Francoforte, ma nel frattempo presente in molte città. Questo movimento rivolge un appello al mondo politico a favore di un'Europa giusta e unita. Cito le motivazioni di questo movimento dalla sua presentazione in rete. La radicalizzazione della vita politica è in minaccioso aumento dopo il voto della Brexit e l'elezione di Trump, tuttavia non possiamo permetterci di rimanere paralizzati dallo shock. Noi, iniziatori del Pulse of Europe, vogliamo dare un contributo cosicché ci sia ancora un'Europa unita e democratica, un'Europa in cui il rispetto della dignità umana, lo Stato di diritto, la libertà di pensiero e di parola, la tolleranza siano chiaramente le basi della collettività. Siamo convinti che la maggioranza delle persone credano nell'idea fondamentale dell'Unione Europea, nella sua capacità di riformarsi e di svilupparsi, e non voglia sacrificarla per tendenze nazionaliste. Purtroppo solo una maggioranza di voci negative e di discordia sembra prevalentemente raggiungere il pubblico, perciò vediamo di alzare la voce e manifestarci. Noi tutti dobbiamo diffondere
energia positiva per contrastare le tendenze attuali. Il battito d'Europa deve essere sentito ovunque. Io, Luisa, la bambina del 1957, oggi condivido appieno queste motivazioni. Dai, prendi la bandiera d'Europa e i nastri azzurri, porta famiglia e amici e conoscenti. Vi ringrazio, mi scuso per questa nota magari personale, però mi è sembrato di aver trovato come la chiusura di un cerchio, ed è in realtà è vero che noi quando ci siamo seduti intorno a un tavolo verso la fine del 2016 a Bruxelles, a Lussemburgo, per decidere di cosa avremmo parlato oggi, ci siamo interrogati molto sul ruolo dei giovani, della comunicazione, anche ci siamo chiesti se c'è un parallelismo tra l'esplosione dei social media da una parte e l'emergere del populismo. Poi sono arrivate, era il periodo in cui si parlava delle elezioni americane, delle fake news, del ruolo dei social media, di questi famosi programmi che diffondono Twitter, tweets a tutto spiano, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo cercato anche un po' di tornare indietro e di vedere un po' dove stavano le radici della comunicazione. Io sull'Europa. Adesso lascio la parola ai veri e propri esperti di comunicazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.